Ciao a tutti, ben ritrovati qui sul mio gruppo Facebook, la rasatura tradizionale che passione milanese calabrese, che ovviamente poi lo lascerò in descrizione sul mio canale YouTube Eros Rasatura Tradizionale, come il mio profilo TikTok, sempre Eros Rasatura Tradizionale. Quindi, nel frattempo che si collega qualcuno, io volevo approfittare di fare qualche avvertimento o comunque dire ai nostri cari amati ragazzi, giovani, di non seguire ogni challenge che viene effettuata sui social. È un errore madornale, specie se sono pericolose, visto e considerato che questa persona ormai probabilmente sarà morta o comunque è in coma questa bambina di 10 anni, se l'età sia giusta. Comunque, ritornando a noi, ciao ragazzi, ciao Matteo, ciao Donato. Noi adesso, chiusa la parentesi di questo piccolo avvertimento su TikTok, perché era giusto da fare questa cosa per i nostri nipoti piuttosto che figli che controllano TikTok spesso e volentieri e poi succedono queste cavolate, ho voluto mettere anche questa piccola cosettina nel video. Quindi, ciao Daniele, adesso torniamo a noi, chiudiamo la parentesi TikTok e apriamo la parentesi rasatura tradizionale. Quindi, oggi utilizziamo questo set. Questo prebarba uomo che fa 3 in 1, noi lo andiamo ad usare su qualsiasi cosa, quindi non c'è problema. Oggi in tema per questa cosa, casuale, tema nero, Wilkinson nuovo, ancora da aprire, adesso lo apriamo insieme. Poi andiamo a provarci il Pino Silvestre nero e ovviamente noi andiamo ad usare stasera niente mano libera, ma utilizziamo il pasticone, il Wilkinson Classic. Poi lo armiamo con le sue lamette Wilkinson e ovviamente non può mancare il pennello Wilkinson. Poi abbiamo la nostra mascotte che arriva anche qui su Facebook, su YouTube, su TikTok, ovunque. No, Donato, non si può fare, non si può fare, poi ci smeno io, non va bene. Beh, radersi con un mano libera senza ammazzarsi ci può stare, però, ma non me la sento perché poi dopo se succedono problemi, poi me la sento sulla mia coscienza, quindi meglio di no. Comunque, adesso torniamo all'apertura del Wilkinson qui, lo andiamo a scartare, lo apriamo. Io ovviamente ho anche quello blu, che poi in teoria non cambia nulla dal nero al blu, però vabbè, l'abbiamo preso, quindi lo apriamo lo stesso. Ciao Loris! Certamente. Certamente, infatti io continuerò sempre a fare pubblicità per questa rasatura tradizionale. Come vedete si presenta in questo modo. Questo è un sapone duro come la pietra. Grazie mille, Loris. Allora, andiamo a metterci un po' di acqua calda all'interno, perché il Wilkinson qua lo dobbiamo addolcire parecchio perché sennò non ci sta. Intanto io mi tolgo la felpa e procedo con il lavaggio del viso per ammorbidire il pelo. Andiamo a procedere con il lavaggino. Facciamo un bel tuffo stile tartarugoso.
Eccoci qua. Bene. Adesso, nel frattempo, io vado a mettere un po' di prebarba, che è questo. Io lo utilizzo come prebarba perché come crema non l'ho provata, ma non mi piace da montare, non monta granché. Quindi lo utilizzo come pre. Ne vado a mettere giusto una noce, così è più che sufficiente. E poi andiamo a montare la nostra lametta nel Wilkinson. Grazie Matteo. Ma io ancora ho da imparare parecchio, però i miei consigli sono sempre utili perché comunque arrivano da una persona che a sua volta sta imparando. Poi, come lo dico sempre, non si dovrebbe mai finire di imparare le cose. Anche perché io adoro fare anche lavoretti con il legno, poi mi sono anche un po' scimmiato nell'arte del tatuaggio. Quindi mi diletto anche in quello. Infatti, come potete vedere, molti dei miei tatuaggi li ho sistemati. Ovviamente non li ho fatti da zero io perché non riuscivo, però me li sono sistemati. Me li ha fatti il mio maestro. E quindi. Bene, abbiamo aperto il Wilkinson. Adesso prendiamo una lametta. Bravo Matteo, bravo. Così si fa fino alla fine. Per sempre e comunque fino alla fine. Prendiamo la lamettina Wilkinson, che ovviamente è l'ultima del pacchettino. Poverino, è triste. È triste sto pacchettino perché vedi, infatti è caduto anche dalla tristezza. Senza le lamettine. Ma io ho fatto scorta, ne ho preso un altro di Wilkinson, lamette Wilkinson. Allora, andiamo ad armarlo, perfetto. Questo io in un video lo faccio vedere raro perché comunque è un po' una perdita di tempo, però per chi potrebbe avvicinarsi è sempre utile. Bene, io vado intanto a sciacquare ancora un pochino le setole del pennello perché le voglio belle morbide ed è in ammollo da ieri sera, eh. Quindi le 24 ore se le fate bene bene. Oh, bene, bene, bravo Loris, bravo. Eh sì, è anche giusto avere più passioni, non dico solo quella della rasatura tradizionale. Come nel mio caso, a me piace fare un po' di tutto, anche tu essendo musicista e quant'altro, quindi va bene. Adesso andiamo a prelevarlo in questo modo. Ovviamente lo faccio colare un po' perché è pieno d'acqua. Però, come potete vedere, ha montato di brutto. Ciao Tom! Se vuoi puoi lasciare anche il link qua nei commenti, Loris. Non è un problema. Lascia pure i commenti se ti va. C'è il link della tua pagina. Io intanto sto facendo un bel prelievo. Perché di solito il Wilkinson, essendo un sapone duro, io la versione blu l'avevo graffiata con una forbice per far sì che incorporava più acqua nella fase di riscaldamento e di scioglimento del sapone. Va bene, Loris, va bene. Adesso io incomincio la mia insaponata.
Ovviamente il Wilkinson sa di pulito, tipo di, diciamo, bucato, diciamo così, fragranza di panni puliti, appena lavati, insomma. Però è piacevole perché comunque monta bene. E ho scoperto che ha comunque delle capacità anche questo sapone, perché questo sapone è veramente ottimo, costa poco e rende. Logico, però, per montarlo bene ci vuole il maialazzo. Perché avendo le punte rigide, setola dura, riesci a montarlo come vuoi. Io ovviamente la prima passata ci dedico un po' di più nell'insaponata, perché comunque il pelo lo voglio bello morbido. Ciao Michele. Il sapone Wilkinson Blue è diverso da... No, teoricamente no, perché mi hanno detto anche molti iscritti di altri gruppi. Mi hanno detto che è pressappoco la stessa cosa, cambia solo praticamente la scatolina, insomma. Perché un amico mi aveva detto che l'aveva trovato in versione vintage ed è uguale identico al nostro blu o nero. Però la scatolina era molto bella perché essendo vintage era molto figa, insomma. Ci stava dentro quella scatolina lì. Beh, la nostra insaponata ce la siamo data. E rigorosamente ci siamo anche impatacati perché io quando ho le maglie scure, se non mi faccio il patacone non va bene. Perché se no non sono io. Niente, Michele. Tranquillo, Loris, non è successo niente, qui siamo tra amici. Non ti preoccupare. Bene, io adesso vado con la prima passata nel verso del pelo. Che ovviamente per chi si avvicina a questo mondo io lo consiglio vivamente questo rasoio, perché chiunque ha iniziato questo cammino, il Wilkinson Classic di plastica lo ha avuto. Grazie Loris, la tartaruga è qui con me, sempre qui, mi fa sempre compagnia quando faccio queste cose. La tartaruga è sempre lì a fare compagnia. Se no poi non va bene. Mi raccomando, sempre mano leggera. Sempre. Altro lato. Altra rasata.
Ho scoperto per caso che il Wilkinson Classic con le proprie lamette è la morte sua. O meglio, per essere proprio precisi, non a caso, perché tempo fa avevo fatto una sfida con un membro e ci eravamo fatti la barba con lo stesso set, solo che io all'epoca non avevo il sapone nero, avevo il sapone blu, ma comunque sempre Wilkinson era. Abbiamo usato questo e tutto il set che vedete, a parte il pre-barba, questo qui, e l'aftershave Pino Silvestre, che io ho usato un altro, adesso non ricordo quale. Bene, la prima passata l'abbiamo fatta. Adesso ci facciamo un altro tuffetto, così procediamo con la seconda. Andiamo, andiamo col tuffo alla tartaruga, lo facciamo insieme, dai, hop. Eccoci qua, procediamo con la seconda passata. Sapone rigorosamente aperto ancora perché non si sa mai. No, no, rasoio elettrico no, non mi piace l'Oris, no, no, l'ho provato, non fa per me, non fa per me. E poi ti perdi il gusto perché se non... ci proviamo. Matteo, ci proviamo a non smossarsi. Vediamo un po'. Il più dipende dalla seconda e terza passata perché sono oblique e contropelo. Vediamo. Ci proviamo, dai. Proviamo a non scassarsi tutto. Però quando utilizzo sti cazzo di rasoi, a volte mi capita, anzi quasi sempre, perché sul rasoi particolari per la mia pelle, poi l'unico che veramente mi adegua, tac, in mano libera mi protegge, mi sta tranquillo e via. Adesso lo facciamo a giro un attimino. Mizio, proprio sei... Wow, Loris, cioè addirittura la mette... Ah, quelle che... Mizzica, proprio una roba... Andiamo di obliquo. Poi ovviamente io qua ho l'allume, quindi sai.
Purtroppo io anche ho imparato a mie spese, caro Loris, che con questi attrezzini la mia pelle non ci va troppo d'accordo, perché come puoi vedere, basta che mi c'è un brufoletto, lo vedi? Puntino, puntino. Oppure magari strappa un attimino, subito, invece col mano libera vado track, tranquillo e beato. Appunto perciò, Loris, io ho dovuto provare e riprovare fin quando non trovavo la combinazione giusta. Adesso che ho trovato che col mano libera la mia pelle sta bene, proprio bella tranquilla. Lo so, ma io voglio la pelle liscia. Donato, mi spiace, accetto il consiglio, ma io la pelle la voglio liscia. Poi tanto comunque abbiamo la nostra pietruzza magica. Adesso mi faccio l'altro tuffetto, il secondo. Che poi è per questo, Donato, che ti dico che ho fatto anche tanti test, non è che ne ho fatti pochi. Poi dipende dal tipo di barba che uno ha, perché io ho una barba che è una roccia di quelle proprio balorde. Io per dire col mano libera, se avete visto nelle scorse live, non ho mai avuto problemi in nessun verso. Con questi rasoi, purtroppo, sì. Andiamo di terza passata. Poi andiamo a rifinire un po' il tutto. Però, siccome lo vedo un po' scarico, io ci vado a dare una bottarella. Ci vado a dare un'altra bottarella perché il Wilkinson comunque non è che. No, Ronnie, niente baffi, i baffi si tengono, i baffi non si levano, non me li levo. Mano libera, Donato, è top. Lo so, Matteo, purtroppo le devo gonfiare perché, come ti dicevo prima, la barba a me qua mi esce in maniera strana, quindi adesso andiamo a fare un'altra passatina decisiva, tac. Ci andiamo a mettere un po' di sapone ancora. E così la facciamo bella corposa. Però, bene, bene. Allora, vediamo un po'. Perché devi seguire bene il verso del pelo, Loris? Anche io all'inizio facevo fatica, eh. Poi, mano a mano, cerco sempre di assecondare il verso per evitare, diciamo, lo strappo, la sensazione di strappo.
Eccoci qua. Diamo l'ultima passata. Poi ci andiamo a mettere un poco dal lume. Dopo, ovviamente, aver fatto tutti i dovuti ritocchi. Ok, adesso mi vado a sciacquare bene con l'acqua fredda e poi vediamo un po' di fare ritocchini vari. Vediamo un attimo perché non riesco a leggere tutti i commenti. No, non riesco, tutta in calabrese non riesco. Poi se c'è qualcuno che non capisce come facciamo? Adesso mi vado a sciacquare e ci vediamo tra qualche secondo con il tuffo della tartaruga. Eccoci qua, adesso mi vado ad asciugare bene. Purtroppo, quando utilizzo il rasoio de per la mia pelle è una manna, però ogni tanto ci sta. Anche come prova. Allora, andiamo a fare i nostri ritocchini. Grazie, Loris. Poi logicamente al venerdì sera non è che pretendo l'oro, eh. La cerchiamo comunque liscia perché sennò poi non va bene, però.
No, no, Ronnie, quello no, mai. Stiamo finendo un attimino i ritocchini, eh. Così lo facciamo bella bella precisa. Diciamo che col mano libera vado molto più a fondo e faccio molte meno passate. Boh, penso di esserci. Penso di esserci. Adesso ci facciamo un altro tuffo di acqua ghiacciata. Poi passiamo alla lumaca così accendiamo gli occhietti. Perché giustamente laddove c'è il taglietto e l'allume non perdona. Quindi io adesso vado un attimino a sciacquare un attimino questo. E dopo provvediamo. Loris, dopo vediamo come fare. Dopo vediamo, eh. Allora, io intanto il sapone lo vado a mettere capovolto. Lo chiudo, così. Lo lascio qui, così intanto. Non so cosa dire, Loris, non so come mai, mi sembra strano. O magari durante la live non puoi farlo, dopo vediamo. Adesso lasciamo riposare un secondo la pelle. Intanto mi sto portando avanti con lo sciacquamento del pennello, per chi non fosse al corrente. L'acqua non deve essere bianca, in questo caso l'acqua, vedete? È bianca, quindi questo cosa significa? Che dentro il pennello c'è tanto sapone e questo va tolto perché sennò poi si deposita all'interno del nodo e te lo spezza. Potete anche correggere se sbaglio a parlare, se sbaglio a dire qualcosa, ma penso che questo sistema sia l'unico per capire come pulire perfettamente un pennello. Allora, adesso lo vado ad asciugare con ferocia, perché il maialazzo non bisogna trattarlo bene. All'inizio lo devi trattare bene, poi lo sbatti dentro e vai. Così, prima o poi, quando c'ho voglia, farà le doppie punte e diventa una carezza. Bravo, bravo, mangia, mangia. Bravo, Loris, mangia sempre che fa sempre bene. Adesso io vado di allume
sempre rigorosamente bagnato con l'acqua fredda, eh. Pizzicore quasi zero, proprio al minimo. Perché giustamente un pochino ci sta, perché comunque è un sale, quindi voglio dire. Però diciamo che io lo sconsiglio, soprattutto a chi inizia, perché io giustamente non lo sapevo, all'inizio l'avevo comprato. Ciao Ronny, buona serata anche a te. L'ho comprato, l'ho provato, lo mettevo sempre e alla fine non è che faccia troppo bene, sempre, sempre, sempre. Io diciamo che lo metto su per giù forse una volta, due al mese. Poi vabbè, capita quell'eccezione che in una settimana lo metto due volte, quando mi faccio la barba e mi faccio la mia pelata. Adesso ci andiamo a sciacquare la lume e poi passiamo di aftershave con un altro tuffo. Bene. Però dai, tutto sommato anche il Wilkinson oggi se l'è cavata, eh. L'ha fatto bene il suo lavoro. Eccoci qua giunti all'aftershave Pino Silvestre nero, che anche questo mi è stato detto che la differenza tra questo qui e quello che vedete nei supermercati classico verde con il tappo verde scuro, se non erro, anche quello non cambia niente, non cambia proprio la fragranza tra questo e quello verde, però è giusto averlo. Io l'ho comprato, cioè io me l'ha regalato la signorina, quindi poi regalato ancora meglio. Adesso te lo spiego, fammi mettere dopo barba qui l'afterino, dopo te lo dico Matteo dove lo devi prendere. Ce l'ha anche il nostro caro amato Tigotà, visto che a me e a te, caro Matteo, piace andare lì. Ciao Mario, buona serata. Che bello! Quando arriva l'after ci vuole una bella sventolata, eh. Devo dire che comunque sto Wilkinson stasera è andata bene. No, ma va tranquillo, Matteo. Non c'è bisogno di ordinarlo da nessuna parte. Al Tigotà lo trovi. Io al Tigotà l'ho preso questo qua, eh. Questo rotondo. Che vabbè, adesso è diminuito, però prima era alto così più o meno. Non ti preoccupare, Mario, adesso tanto faccio vedere tutto quello che ho usato, quindi tranquillo. Allora, facciamo un piccolo passaggio all'indietro e andiamo a vedere cosa abbiamo utilizzato in questa serata. Come pre-barba abbiamo usato questo.
abbiamo usato il sapone abbinato al pennello Wilkinson nero. Ovviamente pennello Wilkinson nero, aftershave Pino Silvestre nero, rasoio Wilkinson Classic nero, armato di Wilkinson Classic, ovvero le Wilkinson. Tac! Oggi tutto così. Poi abbiamo fatto vedere la cara amica mascotte, che è sempre qui e anche nell'angolino è presente quando faccio le live su Facebook. Abbiamo anche il logo della tartaruga. Bene, io direi che la pelle, come potete vedere, è molto elastica. Vabbè, Mario. Cosa ci vogliamo fare? Scusa, molta marca, ma va bene lo stesso. Scusa, tutto uguale. Facciamo una cosa dallo stesso stampo, quindi non è un problema. Così almeno non andiamo a fare cose strane. Bene, io penso di aver terminato. La mia barba non c'è più per il momento. Esattamente. La tartaruga qui presente è Squirtle, il Pokémon della primissima serie di quando eravamo ragazzini. Comunque, vabbè, io adesso andrei ai saluti, che così vi lascio anche liberi ai vostri impegni. Bene, se vi è piaciuto questo video, mettete like, condividete, iscrivetevi al mio canale attivando la campanellina. Ovviamente il gruppo che vedete alle mie spalle è il gruppo Facebook, la rasatura tradizionale milanese calabrese, che è passione, che lascerò in descrizione. Facciamo le rime, come il mio TikTok, Eros rasatura tradizionale, e ovviamente io vi aspetto numerosi sul mio canale YouTube e vorrei che vi iscriveste al mio canale in modo tale da farlo salire e ampliare questa passione, diciamo, questo sfogo che abbiamo noi maschietti per la barba e per chi è molto capellone come me, anche per la pelata. Quindi noi ci becchiamo al prossimo video. Buone pelate e buone sbarbate a tutti, ragazzi. Ciao, a presto.